Quella casa è costruita su una grotta. Se tu ci fai caso, la grotta è quella là che è proprio dove sta la porta d'ingresso della casa stessa. Guardala bene da fuori e vedi che poi ci sta un'edicola sopra. Quella è la grotta di San Michele. Mi sono sempre chiesto la storia di quell'edicola là. E mo la rigo su. Eh sì, bella, sì. Quella è la... Allora, quella è la grotta di San Michele. Che località stiamo? Sant'Agata. La porta, sì. È una delle porte d'ingresso di Sant'Agata. Quel posto là è la... Là c'era praticamente una porta che dava praticamente l'ingresso a Sant'Agata. Una delle porte. Che cosa mettevano a guardia della porta, a protezione della porta? Chi era il santo che mettevano a protezione? Era San Michele. Chi è San Michele? L'arcangelo. L'arcangelo. Quello che sconfigge il male. San Michele, il principe della milizia celeste. Quindi scusami, mi sono un attimo distratto in questa grotta sulla destra, pochi metri da casa sua, che cosa c'è? Ci sta questa che era, no, ci sta questa grotta che in origine era solo una grotta, adesso ci hanno costruito sopra e è diventata pure una casetta, ma in origine era praticamente il punto in cui stava la porta d'ingresso al paese. A destra di queste porte era uso mettere praticamente un santo a devozione. In questo caso a Sant'Agata mettono praticamente San Michele. Chi è San Michele? È il principe della milizia celeste. È quello che sconfigge praticamente Lucifero. Che si schiatta in corpo e decide un giorno di sconfiggerlo ricacciandolo negli inferi. Se ce ne mangia trasferì casa praticamente? No, non te la trasferì assolutamente. Un angelo guerriero. Un angelo guerriero. Protettore degli esorcisti. Ah sì? Sì, è il protettore degli esorcisti. Sì. Se non si tiene ancora medaglietti San Michele? No, tenga la collana di San Michele e l'ottobre.